Ecco, siccome si parla di lavoro, darei la parola a Belci, anche se Grimm voleva puntualizzare Ma io qualcosina aspetta, sulla ci mancherebbe. psicanalisi. No, No. non faccio studi Allora, Belci. psicologici. Fatti dare le Ma letture da Coppola, che intanto, ne ha molte. allora, non è stata una percezione quella, del resto l'ha detto anche Coppola, sul lavoro c'è stato fatto un errore. Quindi non è stata la percezione di essere lasciati soli. I ceti deboli, chiamiamoli come si vuole, sono stati lasciati soli. La scelta è stata un'altra. Mi fa un po' di rabbia oggi leggere una fonte imparziale, i consulenti del lavoro, imparziale tra virgolette, che dicono, certo, vabbè, il Jobs Act è fallito per forza perché non si è andati avanti con la decontribuzione. Ma allora la decontribuzione era la vera droga del mercato del lavoro. Il Jobs Act ha clamorosamente fallito, lo dicevamo. Lei scrive non di flessibilità si tratta, ma di decontribuzione che ha drogato il mercato. Certamente, ma lo dicevamo noi in tempi non sospetti. Oggi lo dicono i consulenti del lavoro, gli imprenditori, i ricercatori. Daniele Marini non penso che sia una persona di estrema sinistra. C'è un Conservatore pensiero. Nord-Est, Esatto. sì. Penso che sia ormai diventato un pensiero oggettivo. Insomma, quindi qui bisogna proprio cambiare verso, no? Per rubare. Ma cambiare Allora. verso mi pare. No. Se vogliamo cambiare L'ho già verso, sentita, voglio sì, dire. anch'io l'ho sentita, mi è rimasta Ho impressa. capito. Allora, gli errori vanno declinati costruendoci sopra delle proposte. Se il tema del lavoro è il grande errore che alcuni esponenti del PD come Coppola si rimproverano, dovrebbero spiegarlo a Renzi, che è rimasto l'unico in Italia a dire che il Jobs Act non si tocca. Lasciamo stare Poletti, che secondo me lì sì c'è un problema di psicanalisi, no? Ecco, penso che sia il peggior ministro del lavoro che questo paese abbia mai visto. Quindi lo lascio da parte, lo lascio a Crozza perché si merita Crozza e poco altro. Il tema è come costruire una soluzione che inverta il trend, perché sono gli stessi industriali oggi a pentirsi di aver appoggiato la Fornero e a constatare l'ovvio, cioè che Quali se tu tieni. sarebbero le soluzioni percorribili in queste condizioni storiche per rilanciare il lavoro? No, io prendo atto, parto dal Ah, oh, fallimento del Jobs benissimo, Act. sì. No, perché le condizioni. Cioè, Renzi ha fatto una scelta che è stata quella di flessibilizzare il mercato del lavoro. Questo non ha prodotto un posto di Ok, lavoro in qual più. è la proposta? Quale sarebbe la proposta Io parto, per... no, fammela tu, no? Voi che Eh sì, siete al io ci governo. provo, io ci provo. Fammela tu allora. Adesso E qua comincia la se ci Grimm a fare provi. delle Ecco, proposte, dai. allora io credo che ci sia bisogno di un piano straordinario per l'occupazione giovanile. Bene. D'accordissimo. Benissimo. Provino a dirlo, proviamo a dirlo. E beh, se fossi in grado di andare nei Ah, dettagli, no, sei io ok. segretario del partito e non Renzi, no? E tu non saresti in consiglio regionale, ci sarei io. Allora, il tema è partire dal fallimento di una politica, di un segno di una politica, e cercare di capire che i posti di lavoro si creano con gli investimenti degli industriali e rilanciando la domanda. Io provo a immaginare l'obiezione di Bohème, che almeno non abbiamo cose grosse in ballo, cioè voglio dire, dove prendiamo le risorse? Ma non Dove... si. Cioè, la Cioè riforma chiedere del agli mercato del industriali oggi di lavoro è stata investire, posta forse. sotto zero, non ha prodotto posti di lavoro, ha flessibilizzato il mercato del lavoro e ha fatto spendere al governo 18 miliardi di decontribuzione in 2 anni a favore delle imprese. Allora quei 18 miliardi potevano o no essere impiegati meglio? Vabbè. Questa è la domanda che faccio a Boehm. Allora, Grimm, se vuol rispondere in prima Secondo me. battuta, e altrimenti cominciamo a ragionare anche a livello regionale di quel che avete fatto, di quel che si può fare ancora Sì, io secondo per me riannodare i fili. due sono gli ambiti rispetto alla complessissima e difficilissima tematica del lavoro, quindi
non ho ricette pronte, belle che preparate, anche se sono la segretaria del PD. Sicuramente però l'ambito delle politiche attive del lavoro, il percorso di formazione, il raccordo tra la scuola, il mondo dell'università e il mondo del lavoro, l'ho vissuto personalmente e ho conosciuto persone che lo vivono personalmente. E anche quando cadono in stato di disoccupazione, ragazzi dentro ai 30 anni e soprattutto, Oltre 50 anni. ecco, allora, questo ambito qua, rispetto anche alle nuove sfide dovute alle nuove tecnologie, quindi al fatto che oggettivamente ci sono alcuni mestieri, alcune professioni che stanno scomparendo, mentre si stanno affacciando nuove professionalità di cui noi non stiamo ancora neanche rendendoci conto, beh, credo che quindi in questo senso i percorsi di formazione e le politiche attive, quindi sul lavoro, dove la nostra regione a statuto speciale, secondo me avrebbe dovuto fare molto di più, con più coraggio, Almeno una legge sulla e qui si formazione ha, professionale. ecco, quindi c'è anche uno scoop. Ho detto una cosa sulla quale secondo me abbiamo fatto non abbastanza in questi 4 anni. Beh, lo scoop è Sicuramente, però suo, quello perché di no, Coppola ma è. mi consento una battuta, Sì, mamma no. mia, va No, voglio bene, dire non me la perché consentite se nemmeno. ne parla in giro, di Certo, ma questi. siccome ogni volta l'altra Scherzo, scherzo. narrazione che ci avete cucito addosso è che siamo incapaci totalmente di Ma fare chi vi ha cucito autocritica, addosso questa cosa? Mi spieghi beh, insomma, bene. dai, Guarda che succede faccio il spesso, populista fino in fondo, le quindi. chiedo perché non usate i soldi per l'immigrazione che date agli immigrati per la nostra gente? Se vuole faccio anche No, queste cose allora, qua, eh. il fondo che rispetto alla scelta del governo nazionale di, tra virgolette, ricompensare i comuni che si sono fatti carico con coraggio e senso collettivo di responsabilità di un numero notevole di richiedenti asilo, quello è Collettivo una non so destinazione. quanto, ma comunque Beh, quei comuni che se ne sono sì, tra fatti carico l'hanno sindaci. fa fatto, secondo me, è il La mio punto di gente, i vista da. residenti hanno qualche, come dire, Beh, però perplessità. io rappresento un punto di vista diverso, lo Cioè, faccio da esatto. ex assessore della mia città No, che siccome dice comunque. voi mi dite, mi ritagliate addosso No, questa cioè, cosa, le ritaglio addosso anche secondo me se qualcos'altro. tutti i comuni in maniera proporzionale al loro numero di abitanti si facessero carico di un proporzionale numero di richiedenti asilo, probabilmente non ci accorgeremmo nemmeno di avere richiedenti asilo nel nostro comune. Comunque questi fondi hanno una destinazione vincolata, rispondevo alla sua sollecitazione, ne abbiamo discusso poche sere fa in consiglio comunale al comune di Il Trieste, comune di quindi non Trieste. potremo andare a reinvestirli con questa libertà. Quindi. Sentiamo Bohème. Rispetto a cosa? Rispetto al futuro, o se vuoi sugli immigrati, che ho visto che si è un No, attimo. no, 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 no. No, rispetto al Si è futuro, scosso un attimo quando ho detto no, assolutamente immigrazione, non mi sono populismo, scosso, no, nel la senso che gente, il sono razzismo, la xenofobia. i temi più complicati sono quelli su cui bisogna, se possibile, Credo si lavorare con. paghi anche questo fatto. Mantenere una posizione come quella della Green, credo sia coraggioso, ma si paga anche. Ah, dal punto di vista Accanto elettorale si. alla necessità di far rispettare le nostre leggi, la nostra cultura e il nostro modo di vivere. Le due cose non sono in contraddizione. Ha fatto bene Toni di Bisceglie a chiedere a quella mamma, al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di San Vito al Tagliamento, di mostrare il suo volto, perché questa è una caratteristica peculiare del nostro modo di vivere da. Sì, non entriamo No, però ecco, perché ne troviamo tanti di quegli esempi. non semplifichiamo troppo. La richiesta di chiedere responsabilità collettiva ai sindaci e ai comuni non vuol dire che bisogna calpestare le nostre leggi, la No. nostra cultura e il nostro modo di vivere. È una Quindi semplificazione. abbiamo scoperto il tema della sicurezza. Benissimo. No, l'abbiamo sempre praticato. Bohème. Rispetto al futuro, allora, credo che la cosa che da persona che si colloca in un'area politica chiara, la difficoltà principale in questo momento è, dal punto di vista politico, sarebbe più semplice fare gli irresponsabili, probabilmente, insomma, dal punto di vista dell'immediata percezione, dell'immediato gradimento, magari si guadagna qualcosa. Io credo però che un partito come il Partito Democratico debba avere come primo elemento quella della responsabilità. E in questo momento, se vogliamo oggettivamente far sì che le future generazioni abbiano qualche possibilità in più, fra cui quella di trovare lavoro, trovare le risorse per sviluppare il lavoro, purtroppo non dobbiamo fermarci rispetto alle esigenze di riforma di uno Stato, di una complessità nella quale stiamo vivendo, che è sovrastrutturata, che è farraginosa, che ha un peso dal punto di vista della burocrazia, dal punto di vista anche della strutturazione di livelli, no? Comuni, province e quant'altro, che è il Provincia vero peso. non mi pare.
Per il momento, sì, adesso almeno in Friuli Venezia Giulia le province le stiamo eliminando, ma che grande difficoltà produce questo? Di tipo riorganizzativo, di tipo anche di conflitto. Un'ipertrofia anche della regione per quanto riguarda i dipendenti. Così posso dire, questa è una cosa che mi ero segnato che era sfuggita prima. Noi diciamo, dobbiamo prima intervenire sulla regione, dovevamo intervenire prima, anzi forse lo diceva Belci, e poi sui comuni. Ma se in questo momento stiamo vedendo che se ai comuni passiamo sotto senza averli prima riorganizzati in dimensioni che possono sostenere le competenze che semplicemente hanno le province e fanno fatica a farle, vi immaginate cosa accadeva se noi prima avessimo spostato le competenze dalla regione ai comuni senza che questo, se questi fossero strutturati, cosa sarebbe accaduto? La grande difficoltà, è vero, facciamo fatica a strutturare una dimensione di base, cioè quella dei comuni, tale per cui poi gli passiamo sotto le competenze. Quindi il futuro quale deve essere? Sicuramente quello di continuare una forma di riforma, di cambiamento, con un elemento però, questo lo dobbiamo assumere come responsabilità. Non è che non abbiamo ascoltato prima di fare le riforme, perché quella degli enti locali è identica a quella che aveva proposto Lancio, quella che aveva proposto Tondo 4 anni fa. Questo certifica la sua bontà, No. Questo dice che almeno la partecipazione in quella fase lì c'è stata. Qual è stato forse il problema? Che non siamo stati in grado di ascoltare i problemi che nell'attuazione si verificavano. Su quello noi dobbiamo fare molto di più. Ogni giorno si scopre qualcosa. Assolutamente, qualcosa che non sta, che perché tiene, non si è che pensato. Tiene i titoli dei giornali. No, rispetto esatto. Anche alle priorità che diceva prima Paolo Coppola, cioè forse una miglior riorganizzazione del personale nei comuni prima di andare a delegare le funzioni, questo è stato sicuramente un errore di priorità. Un tempo diverso, cioè per chi fa io di mestiere, lavoro in un'azienda in cui mi viene chiesto di organizzare un determinato lavoro e c'è un inizio e c'è una fine quando arrivi a regime. Ecco, noi facciamo le leggi, dal 1 gennaio XYZ inizia una cosa, ma se questa non è strutturata non hai il luogo, il contesto dove puoi collocare molto bene, questo molto cambiamento. Bene. Sentiamo Cucchini. Lei adesso si è preso, come dire, un qualche mese sabbatico rispetto alla sua collocazione politica, o sbaglio? Beh, io sono cittadino della Repubblica, quindi ho la pienezza dei diritti civili e politici. So che la domanda nascendo, era, so ecco, che sta nascendo, ecco, i democratici e progressisti, questa è la domanda. Ci sono dentro alcuni amici con i quali ho condiviso un percorso. Io non sono uno che è contento di fare le scissioni, no? E non le liquiderei come ha fatto Coppola, sono quattro gatti che vanno via, perché io ho fatto segretario di sezione nel PDS per 7 anni e mi ricordo che è un'esperienza che dovrebbero fare tutti prima di andare in Parlamento, no? Questa è una frecciatina o sbaglio? No, è un dato. E io ricordo che quando qualche iscritto non si iscriveva di nuovo, io andavo a casa sua ed erano 3 motivi: o si era dimenticato e dicevo caccia i soldi, o non poteva perché magari a volte tira fuori, all'epoca erano 50.000 lire, i soldi li metteva il partito, no? Insomma, trovavamo il modo, oppure c'era un problema politico, allora si baruffava fino a quando non c'era l'accordo. Ho capito. Ma nessuno si lasciava andare dicendo meglio così, meno problemi, meno gente che dà fastidio tra i piedi. Però l'ha detto Paolo al Messaggero, no. L'ha detto Paolo su Facebook. Però siamo in un momento in cui non siamo in tempi di progresso dal punto di vista politico, siamo in tempi e sociale, siamo in tempi di regresso. Non pensa che l'avventura sia effettivamente, come dire, un po' già segnata? Guardi, c'è un problema. Molto di quello si sta tornando indietro su tutto. Allora, qui tornando a democrazia proletaria, per fare il giochetto di parole, siamo nell'87 all'1,6%. Beh, speriamo anche l'1,8% magari. Vabbè, il Corriere dava 9%. Se proprio... Sì, ma al di là dei numeri su una roba che ancora non esiste, io so una cosa. Io capisco anche quello che è stato detto sulla crisi della forma partito, perdonare, che diceva prima sia la Grimm che Bohème. Io però credo una cosa, le nostre società hanno bisogno di un'idea di rappresentanza. Io sono legato al principio che la democrazia non può essere solamente l'elezione di un capo. Sarò antistorico, sarò un vecchio catenaccio della Prima Repubblica, non lo so, però sono legato a quella cosa lì. E sono convinto che sia necessario porsi il problema di chi si rappresenta. Faccio un esempio.
abbiamo questo nuovo sistema elettorale bislacco che taglia a metà il distretto della sedia. Si fermi. Vediamo se la regia ci manda questo frammento di intervista con l'avvocato Bulfone, qualcosa che avevo fatto qualche tempo fa, è rimasta lì, non l'abbiamo mai pubblicata. Ascoltiamo questo e poi torniamo subito dal professor Cucchini. La legge Italicum ha veramente demolito l'unità del Friuli, perché ha suddiviso la regione in due collegi di pari entità, per cui Trieste, diciamo, come capoluogo e centro di riferimento del collegio numero 1, si è presa non solo Trieste, la provincia di Trieste, la provincia di Gorizia, ma tutta la fascia confinaria che va fino a Tarvisio e la fascia, diciamo, costiera, comprendendo la Tisana, Lignano, San Giorgio di Nogaro. E quindi di fatto avremo, proprio per i meccanismi elettorali, la prossima elezione, se non vengono cambiati, avremo 6 deputati triestini e gli altri 6 li divideremo fra noi e Pordenone, ribaltando quello che era il tradizionale, diciamo, perimetro dei collegi elettorali, quantomeno nella Prima Repubblica, per cui Trieste eleggeva 3 e il resto del Friuli gli altri, perché noi siamo un'unica entità, il Friuli e la Venezia Giulia. Ecco, il telepatico professor Cucchini mi aveva, come dire, anticipato, stava dicendo che addirittura Manzano e San Giovanni... Stavo dicendo questo, che... il parlamentare deve rappresentare una comunità, un centro di interessi, deve rappresentare delle realtà economiche, eccetera. L'idea, ad esempio, è che questo sistema metta Buttiro di qua e Manzano di là, tagliando diciamo una delle aree più produttive della nostra regione, mi sembra quantomeno bizzarro. Io sono stato a novembre a Londra e parlavo con un collega che lavora per come assistente parlamentare di un deputato laburista, mi diceva che il giorno dopo ci sarebbe stato presente nel luogo che ci ospitava l'onorevole Corbyn, il leader laburista, ma non in quanto leader laburista, in quanto deputato del collegio. Perché c'è il principio che ogni 2 settimane tu vai sul territorio e dici cosa stai facendo, e partecipano a questi incontri non solo gli iscritti al partito, ma i cittadini che, anche se tu sei il leader nazionale, come nel caso di Corbyn, ti tirano la giacca sulle fogne che buttano fuori quando piove. Stai dicendo che i nostri parlamentari non sono presenti sul territorio? Io sto dicendo che è un sistema che è basato o su... da un lato liste bloccate che adesso improvvisamente il PD sta santificando e dall'altro lato la ricerca di voti di preferenza su aree vastissime che nel nostro caso cominciano a Buttiro e finiscono a Sacile, no? È un sistema che non porta a una rappresentanza e a un rapporto eletti-elettori virtuoso. Dottoressa Grimm, avete cominciato a ragionare di queste cose? Siete sul pezzo? Evidentemente noi non siamo soddisfatti. Anche perché poi ci saranno delle modifiche, credo, no? Dovrebbero esserci almeno modifiche alla legge, o no? Speriamo. Non siamo soddisfatti del sistema elettorale che è nato dal lavoro della Corte Costituzionale, non fosse altro perché l'auspicio è che sia il legislatore, è come dire, a fare il legislatore e a dotare il Parlamento e il Paese di leggi elettorali. Quindi assolutamente la nostra scelta sarebbe stata un'altra, questo però ci ha lasciato in eredità, anche dal mio punto di vista, la sconfitta del 4 dicembre, le sentenze della Corte Costituzionale. Scusa, cosa c'entra? Purtroppo il problema... del 4 dicembre con la legge elettorale che non era nella riforma. Beh, noi avevamo fatto una scelta molto più chiara rispetto al fatto di avere un'unica Camera. Cioè, la sentenza è chiara sull'obiezione, esempio, sul ballottaggio. Sì, certo. Ecco. Adesso però dobbiamo giocarcela. Adesso dobbiamo giocarcela. Dobbiamo giocarcela in un sistema ancora rimasto bicamerale, con due leggi elettorali per Camera e per Senato, per Camera e Senato, un attimo, che chiaramente ci hanno regalato un ritorno al passato, un sistema proporzionale. La difficoltà in questo momento in Parlamento di trovare una maggioranza, Marco, per poter andare a fare delle modifiche anche ai due collegi, ecco, anche ai due collegi, zia, da Tarvisio alla Tisana, ha capito solo anche questo, al collegio da poi Tarvisio resto... alla Tisana e al collegio Udine-Pordenone. Ecco, quindi andare a trovare una maggioranza adesso, oggi, da domani mattina, in Parlamento, in grado di andare a fare delle modifiche non solo ai due collegi, che sicuramente per il Friuli Venezia Giulia possono essere un motivo di criticità, di fragilità, ma
comunque all'impianto generale delle leggi elettorali che sono uscite dalle sentenze della Corte Costituzionale, credo che sarà un percorso purtroppo molto in salita. Molto in salita. Posso dire una frase? E non posso permettermi di illudere i concittadini. Beh, ma è una bella, ecco. Come dire, come l'aveva chiamata Calderoli? Porcellum. Una porcata, mi pare. Una porcata, sì. Ma forse che Calderoli rispetto a porcate... No, appunto, siccome era uno che se ne intendeva... Lui è quello che ha inventato il termine. Non prendiamo lezioni, dai, vabbè. No, lui è il maestro di questa cosa. Era uno che se ne intendeva. Posso dare solo una frase? Ecco, quello che diceva Antonella è esattamente il senso del mio di disagio in queste cose qua. Allora, quando si discuteva la legge elettorale, io ho avuto modo di prendere la parola in pubblico nelle nostre assemblee regionali e della nostra direzione, e privatamente ho contattato Deborah Serracchiani, ho contattato Paolo Coppola, ho contattato Francesco Russo, facendo delle obiezioni che poi ho trovato nella sentenza della Corte Costituzionale. Una di quelle, forse Antonella, se ha la cortesia di ricordarlo, lo ricorda, era quando io ho detto, ma scusate, fate una legge anche per il Senato, poi se il referendum abolisce il Senato abolirà anche la legge ipso facto, ma intanto tuteliamoci. La risposta era della Presidente: no, non possiamo dare il messaggio che questa riforma potrebbe non passare. Cioè, di nuovo, la comunicazione e la chiacchiera messa davanti a una scelta nell'interesse collettivo. Va bene, va bene. Questo allora, a Bohème, la penultima domanda, perché l'ultima la faccio a Belci, ed è la sollecitazione di Cucchini. I nostri parlamentari sono sufficientemente presenti sul territorio? Non tutti alla stessa maniera, questo va detto. E poi ha detto che non era cristiano lei. Beh, non ho detto che sono stato iscritto. La cultura è... No, a parte gli scherzi, no, voglio dire... Non tutti alla stessa maniera. Ce ne sono, allora, personalmente, ci sono delle persone con cui io, non dico settimanalmente, ma quasi settimanalmente mi confronto. Lei. Mi è capitato... Il popolo, no, il popolino. Queste persone, in genere le stesse con cui c'è relazione, hanno anche attività sul territorio. Bene. Hanno anche attività. Non tutti alla stessa maniera. E se posso dire... Deve? Non proprio tutti quelli... che se ne sono andati, per esempio. Quelli che se ne sono andati non è che brillassero necessariamente. Non tutti. Beh, insomma, diciamo che è trasversale. È trasversale. Beh, però al PD potrebbe interessare sapere che chi se n'è andato magari non coltivava molto l'orticello. Meglio l'apparato. Beh, insomma, adesso allora, credo di sì. Prima troverate che non stanno sul territorio, poi lo derubrichiamo a coltivare l'orticello, meglio l'apparato. Viva Dio, bisogna cercare di, con dignità, lei rappresentare gli interessi. Più spesso nelle mie non trasmissioni. Mi piace, sì. Lei dovrà venire più spesso nelle mie trasmissioni, perché so fare di peggio. Belci. Vero. Belci, senta una cosa, ha sempre sostenuto appunto che lei qua è abbastanza privilegiato, nel senso che non ha questi vincoli. È sereno, perché ha partecipato. Esatto. Allora, se potesse dare un consiglio non richiesto, peraltro, a quel che rimane, a quel che se n'è andato. Boh, intanto mi... Così chiudiamo in bellezza. Mi veniva... Però c'era una cosa interessante, perché quando ho detto venga in trasmissione, ho detto, ma è l'ultimo di carnevale. E io non ho capito bene cosa intendesse. No, intendevo sdrammatizzare un po'. Ecco. Perché quello che manca alla politica, anche un minimo di ironia, autoironia, è uno dei motivi per cui i talk show sono diventati inguardabili. Quindi credo che il carnevale possa aiutare in questo come elemento di riflessione. No, vedevo scorrere le immagini che mi hanno fatto molta nostalgia di Tina Anselmi, che è recentemente scomparsa, che io ho conosciuto bene, mi faceva venire in mente come sia necessario rivisitare il concetto di sinistra. Perché se oggi Renzi si dice di sinistra e non c'è un arbitro che gli dica guarda non è così, io lo penso ma non sono un arbitro. E, non sono il copyright della sinistra, però chi ce l'ha? No, ma se mi lasci andare avanti pian pianino ci arrivo. Non molto pian pianino perché... Stiamo, sì, velocemente. Sì. Allora, questo tema... sta nella ricerca, cioè la sinistra va ridefinita nella ricerca dei contenuti e nella scelta di chi si rappresenta. Quindi la società ha una priorità, secondo me, in una visione che sia una visione come la mia, che
arriva dal mondo del lavoro e di fare in modo che vengano ridotte le disuguaglianze che la crisi ha prodotto, arricchendo chi era già ricco e impoverendo chi era già povero. Questa è la prima scelta che occorre fare per dirimere la questione. Se sia di sinistra o non di sinistra, non lo so. Io penso che ci siano tanti uomini e donne più di sinistra e che vengono da altre storie, Tina Anselmi, Rosi Bindi, ma credo che la sinistra si salvi se riesce a spostare il discorso dal monopolio del termine ai contenuti e riesca a capire con quali categorie ci si orienta rispetto alla crisi che abbiamo e alle domandone novità, no? con citazione di Gaber. Come? Domandone con citazione di Gaber, la lascio lì, è cosa di destra, cosa di sinistra, credo sia ancora molto attuale e credo che la risposta magari ci sia già da qualche parte. Lei cosa dice, Grimm? Che è assolutamente una sfida giusta e corretta e quindi spero che per esempio nel nostro piccolo durante il congresso cercheremo di provare a dare una risposta a questa domanda. Benissimo. Bohème, cos'è di sinistra? Beh, io ho un'idea diversa di che cos'è, la sinistra. Le disuguaglianze, sul termine siamo tutti e due d'accordo, su come si eliminano le disuguaglianze forse non ci troviamo. Non necessariamente ci troviamo. Si devono eliminare, per carità. Si devono superare. Si devono ridurre, mi basterebbe. Io sono riformista, mi basta ridurle. Va bene. Professore, com'è andata? Sei ancora triste per l'abbandono? Beh, io sono molto triste per l'abbandono. Veramente. Immagino. Non è una cosa semplice. Immagino. Ma non sono uno che ama esternare i suoi tormenti davanti alle telecamere. Se no, non sarei qua, sarei dalla De Filippi. Ho capito. Grazie mille a tutti quanti, alla prossima, grazie per la pazienza che avete avuto.